Da questa mattina l'antico atrio del platano dell'Archivio di Stato e l'ex sala del capitolo che custodisce i volumi del catasto onciario di età settecentesca vengono restituiti alla città. È la prima parte del più ampio progetto di valorizzazione del complesso, sito nel monastero benedettino dei Santi Severino e Sossio al centro di Napoli, che sarà concluso entro la fine dell'anno. Il completamento dei lavori dell'Archivio di Stato consente di restituire alla fruizione pubblica un luogo che è stato chiuso per decenni e che adesso potrà essere valorizzato e utilizzato da parte dei turisti ma anche dei cittadini, anche un polmone verde all'interno di un luogo molto densamente abitato del centro storico e un grande patrimonio che viene restituito alla città. Ambientazioni suggestive tornano restaurate alla fruizione pubblica. L'atrio ospita il prezioso ciclo di affreschi rinascimentali con le storie benedettine di Antonio Solario detto lo Zingaro. Nella sala catasti tornano alla luce anche gli affreschi del pittore greco Belisario Corenzio rinvenuti asportando antiche scaffalature. L'intervento è finalizzato alla riapertura come percorso museale del complesso monumentale. L'intervento infatti ha riguardato il restauro dei quattro atri monumentali, l'atro dei marmi, l'atro del platano, il primo atro e l'atro clapasso. Durante il restauro della sala catasti onciari abbiamo avuto la fortuna del rinvenimento di importanti affreschi su pareti longitudinali attribuiti all'artista Belisario Corenzio, affreschi che erano oscurati da pareti intonacate e da librerie che nei secoli si erano praticamente posizionati per la custodia dei fasci dell'Archivio di Stato. Abbiamo un archivio di 100.000 documenti storici e potrete trovare anche una incisione sul marmo di un atto notarile del VII secolo d.C., una cosa di una ricchezza straordinaria. Molti di questi documenti sono entrati nell'ecosistema digitale approvato dalla Regione Campania. Sapete che abbiamo finanziato questo ecosistema per digitalizzare tutto il patrimonio storico della nostra regione. Il restauro è realizzato nell'ambito dei lavori UNESCO del grande progetto Centro Storico di Napoli, curati dalla soprintendenza. L'obiettivo è di rispettare il cronoprogramma e di terminare i lavori entro dicembre 2022. Parte dei lavori sono completati, restano da completare l'atro dei marmi che vediamo ancora ponteggiato. Quello che è importante è che oggi abbiamo dato dimostrazione che le istituzioni, quando lavorano insieme in forte sinergia, fanno le cose, le realizzano e soprattutto ne beneficiano chiaramente la comunità.